Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Oggi iniziamo il quinto tema della seconda parte del testo degli esercizi. Il tema è: cos'è il corpo? Ti ricordo che, come da indicazione nell'introduzione alla seconda parte, è consigliato di ripetere ogni tema prima di ogni istante santo che dedichiamo alla nostra pratica, alla lettura e all'ascolto delle lezioni. Questo perché è importante decodificare simboli che abbiamo conosciuto e interpretato durante tutta la nostra vita, decodificarli e dargli una nuova interpretazione che ci fa vedere le cose con gli occhi della nostra guida interiore, dello Spirito Santo, e non dagli occhi dell'ego che fa apparire tutto un limite. Quindi rinfrescare dentro di noi giorno dopo giorno il significato di questi termini, di questi simboli, è fondamentale. Bene, detto questo, inizio la lettura di questo tema numero 5. Cos'è il corpo? Il corpo è un recinto che il Figlio di Dio immagina di aver costruito per separare parti del suo sé da altre parti. Ed è all'interno di questo recinto che pensa di vivere, per poi morire quando si deteriora e si sgretola, già che all'interno di questo recinto pensa di essere al sicuro dall'amore. Identificandosi con la sua sicurezza, crede di essere ciò che questa sua sicurezza è. In quale altro modo potrebbe essere certo di rimanere all'interno del corpo e di tenere fuori l'amore? Il corpo non rimarrà. Tuttavia, egli vede questo come una doppia sicurezza, poiché l'impermanenza del Figlio di Dio è una prova che i suoi recinti funzionano e assolvono il compito che la sua mente assegna loro. Poiché, se la sua unità continuasse a rimanere intatta, chi potrebbe attaccare e chi potrebbe essere attaccato? Chi potrebbe essere vincitore? Chi potrebbe essere la sua preda? Chi potrebbe essere vittima? Chi l'assassino? E se egli non morisse, quale prova ci sarebbe che l'eterno Figlio di Dio può essere distrutto? Il corpo è un sogno. Come altri sogni, talvolta sembra rappresentare la felicità, ma può improvvisamente trasformarsi in paura, dove nasce ogni sogno. Poiché soltanto l'amore crea nella verità e la verità non può mai avere paura. Fatto per avere paura, il corpo deve servire lo scopo che gli è stato assegnato. Ma noi possiamo cambiare lo scopo a cui il corpo obbedirà, cambiando ciò che pensiamo sia la sua ragione d'essere. Il corpo è il mezzo tramite il quale il Figlio di Dio ritorna alla sanità mentale. Sebbene fosse stato fatto per chiuderlo nell'inferno senza via di fuga, pur tuttavia l'obiettivo del cielo ha sostituito la ricerca dell'inferno. Il Figlio di Dio stende la mano per raggiungere suo fratello e per aiutarlo a camminare lungo la strada con lui. Adesso il corpo è santo. Adesso serve per guarire la mente che aveva il proposito di uccidere. Ti identificherai con ciò che pensi e ti farà sentire al sicuro. Qualunque cosa sia, crederai che sia una cosa sola con te. La tua sicurezza sta nella verità e non nelle menzogne. L'amore è la tua sicurezza. La paura non esiste. Identificati con l'amore e sarai al sicuro. Identificati con l'amore e sarai a casa. Identificati con l'amore e troverai il tuo sé. Il testo ci dà sempre una parte teorica e ci invita sempre alla parte pratica. Non rimanere incastrato nella teoria, nel capire le cose con la mente. Per esempio, cos'è il corpo? Il corpo, dal punto di vista dell'ego, è un qualcosa che abbiamo creato per tenerci separati dall'amore. Questa è una spiegazione teorica, è il simbolo di un'idea. Non fermarti qui, perché se ti fermi qui potresti sentire colpa nel corpo. Lo potresti addirittura rifiutare, perché potresti sentirlo come qualcosa di limitante, invece di usarlo per i fini dello Spirito Santo, della tua guida interiore.
Il fatto che sia qualcosa che esiste per allontanarti dall'amore è la visione di un sistema di pensiero dell'ego. E cosa dice invece lo spirito? Dice che è un bellissimo mezzo neutrale per estendere l'amore. Reinterpretare il significato delle parole, reinterpretare i simboli e lasciare la teoria per entrare nella pratica è importantissimo in questo viaggio. La maggior parte dei limiti che incontro in me e in chi mi scrive è proprio quello di cercare di capire e di chiudere le possibilità di entrare nell'esperienza vera e propria. Di mettere un muro perché prima bisogna capire, oppure pensando di aver capito si giudica. Lasciamo la teoria per entrare nella pratica. Che la teoria siano parole che entrano dentro di noi con il loro vero significato in uno spazio libero e puro, onesto e aperto. E apriamoci alla pratica, ad applicare tutto questo alla vita di tutti i giorni per farci bene, per vivere bene, per vivere nella verità. Quindi, parlando del corpo, noi possiamo cambiare lo scopo a cui il corpo obbedirà, dice il testo, cambiando ciò che pensiamo sia la sua ragione d'essere. Se noi pensiamo che il corpo sia colui che ci rappresenta, se pensiamo che il corpo sia colui che ha il potere su di noi, che tanto un giorno si ammala e noi non possiamo fare niente, un giorno morirà e basta, finisce tutto, quindi veramente la vita è dura, difficile, triste, perché così la si vuole identificare, perché è più facile piuttosto che aprire le porte all'infinito, all'inspiegabile e allo stesso tempo reale. Nel testo è bellissimo perché si decodificano tanti simboli e si dà loro l'opportunità di aprirsi alla vita di tutti i giorni. Ad esempio, il tempo. Il tempo non è più un limite, ma il tempo è un mezzo attraverso il quale possiamo vivere il qui e ora. Il tempo è un mezzo che possiamo usare per dedicarci a abitare il nostro essere. Allora la domanda che nasce in me è: quanto tempo dedichiamo ad abitare il nostro essere senza la parte fisica, senza la corporalità? Perché attraverso quello, attraverso quegli istanti, attraverso quel tempo che dedichiamo a sentirci come siamo veramente, chi siamo veramente, a sentirci nella nostra inattaccabilità, a sentirci nella nostra purezza, nella nostra mancanza di difese, nella nostra libertà, nel nostro silenzio. E attraverso quei momenti che possiamo percepire e accettare che il corpo è un mezzo che è qui per estendere l'amore che siamo. Il corpo risponde alla direzione che noi diamo alla nostra volontà, al nostro cuore, alla nostra presenza. Ti lascio quindi con questa domanda: quanto tempo dedichi ad abitarti senza il tuo corpo?